Niente, sono due vignette, una della roba dell'81 di fare su Brezhnev. Yeah, yeah. E questa nel 92. A tutti vince un tego drugie conosco. Brezhnev. On tu mówi, ja ci pokażę krzyż. Mówi Brezhnev, ja ci pokażę krzyż. Tutaj. I kto komu pokaże? E poi come sono andate le cose? Poi come sono andate le cose, nessuno meglio di lei lo sa. Una lezione di storia e di vita, quella offerta dall'eroe di Danzica, Lech Wałęsa, che è stato ospite prima a Bernalda e poi a Pisticci, nell'ambito dell'iniziativa del laboratorio di storia del liceo scientifico Matteo Parisi. Wałęsa si impegnò fin da giovane nel sindacato e combatté per la difesa dei diritti dell'uomo. Fondò Solidarność, la prima organizzazione sindacale indipendente del blocco sovietico. Attraverso il movimento operaio cattolico, dopo una lunga e difficile stagione di confronto col regime comunista, giunse alla guida della Polonia, portando a termine una rivoluzione pacifica che, muovendo da comuni radici cattoliche, restituì la libertà al popolo polacco. Nel 1983 fu insignito del premio Nobel per la pace. Non sapevo quanto è bello, quanta produzione si fa qui. C'è tutto quello che voi fate qui, mi è stato assolutamente ignoto, quindi figuratevi il mondo come cosa possa sapere di voi. Cioè, a volte mi sembra che voi non ci tenete a farvi conoscere, che non avete abbastanza motivazione. Così bisogna ragionare, cioè rendersi visibili. Perché non utilizzare le risorse non è danno solo per voi, è danno per l'Europa. La disoccupazione, se fosse qui maggiore presenza dell'Europa e se foste voi più noti all'Europa, la disoccupazione si sarebbe ridotta alquanto. Quindi ci deve essere più spirito di appartenenza anche da parte delle nuove generazioni in modo tale da poter credere maggiormente nel nostro sviluppo e quindi dare maggiore visibilità a quello che noi abbiamo. Panie Prezydencie, że jest rzeczą potrzebną, większa świadomość przynależności i wiary i tym samym, prawda, większa troska o rozwój. Oczywiście. Musimy widzieć interes całej Europy. Sì, appartenenza ma anche tenere d'occhio e credere profondamente nell'interesse dell'intera Europa. Każdy niepracujący Włoch to nie kupuje towarów polskich też. Come ho già ripetuto, chi non lavora qui non compra in Polonia, quindi non c'è più il concetto della regione. Bisogna fare di tutto per lavorare tutti, per avere delle risorse, dei mezzi. Ma siamo interessati all'Italia, anche a questo luogo nello specifico, però deve essere vedibile. In questo io vedo questa nuova epoca di cui vi sto parlando. Grazie tante, grazie.